Ultimamente vi parlo di animali, la scorsa volta vi ho parlato di cani, questa volta vi ho parlato di scimmie e la mascherina non sembra una scimmia, quindi la mascherina. E si vede che sono correlati in qualche modo al coronavirus tra museruole e immagine di scimmia. Ok, oggi parliamo della tecnica Hanuman per saltare tutto d'un fiato, com'era? In lungo ogni ostacolo. È un titolo un po' esigente, diciamo, e non aspettatevi soluzioni troppo materiali da oggi, perché facciamo fatica a saltare ogni ostacolo soltanto con le cose che possiamo estrapolare dalla materia. E in particolare Hanuman è una figura particolare, importantissima, in un testo chiamato Ramayana, e quindi vi dirò qualcosa sul Ramayana. Chi di voi ha ascoltato il mio podcast Ramayana per gli yoghi moderni? Ok, qualcuno sì? Perfetto. E perché alcune cose, alcuni segreti del Ramayana vengono rivelati in questo podcast. Non vi potrò dire tutto oggi, ma alcune cose. In particolare, il centro Vaikunta è un centro di Bhakti Yoga, e Hanuman è la figura che rappresenta nel Ramayana, è una delle figure importanti che rappresenta questo yoga della devozione o dell'amore. E quindi dovremmo parlare di un tema, che è un tema particolare, è un tema, secondo me, è un tema eterno, perché fa parte della filosofia perenne, nel senso che ci sono cose che cambiano e ci sono cose che non cambiano. Ok, l'uomo del 2020 c'ha il cellulare, l'uomo del 1700 no, ma anche l'uomo del 1700 aveva paure, aveva ansie, doveva affrontare la vita, doveva affrontare tematiche importanti come la vita, la morte, tutte queste tematiche qua. Quindi ci sono cose che cambiano, che transitano, come ad esempio prendete un fiume o il mare. Prendete un fiume e immaginatevi che il fiume è un fiume, nel senso è un'entità, è una cosa, ma l'acqua del fiume scorre costantemente. Una volta il mio maestro disse: se c'è una cosa che non cambia in questo mondo, è che questo mondo cambia. Ed effettivamente tutto scorre, tutto cambia. E noi in qualche modo, ieri, grande Samuele, grande Costanza, un applauso, l'accoglienza. Ok, quindi all'interno di questo mondo che cambia costantemente, l'unica cosa che non cambia è che questo mondo cambia, e tutti noi stiamo cercando stabilità in questo mondo. Ma come possiamo trovare stabilità, che è una cosa fissa, in un mondo che cambia? È come cercare stabilità sopra una palla che si muove. Chi di voi ha mai giocato in questo modo? Una grande palla gigante, voi salite sopra, o una balla di fieno, voi salite sopra e provate a mantenere l'equilibrio. O chi ha fatto surf, provate a mantenere l'equilibrio in una tavola da surf. Quindi è difficile trovare un equilibrio, a meno che non prendiamo in atto che l'equilibrio deve essere un qualcosa di dinamico e non può essere statico. Perché come può essere l'equilibrio statico se qualcosa sotto si muove? Come potete in quella palla famosa rimanere fermi se quella palla si muove? Quindi l'equilibrio è qualcosa in movimento. E se in movimento richiede azione, e se richiede azione richiede una nostra attenzione costante. A meno che non ragioniamo su un'altra prospettiva, ma da questa prospettiva in cui siamo, per essere in equilibrio dobbiamo costantemente muoverci. Ok? Ora, ci sono tanti tipi di muoversi. Ad esempio, avete mai visto la mosca come si muove?
la mosca si muove e ritorna in quel punto, voi la cacciate e fa dei grandi movimenti e ritorna nello stesso punto là vicino, e la cacciate, la insultate perché siete cercando di concentrarvi, vi dà fastidio una cosa che sapete che potrebbe aver poggiato le zampette da qualche parte che non è così bello pulito, e tipo siete al mare in un giardino, sapete che alla mosca gli piacciono certe cose, no? Fare certi tipi di bagni di fango, e quindi non vi piace l'idea che la mosca vi vada addosso, e voi la cacciate, quella mosca fa dei grandi giri e poi ritorna là nello stesso punto. Quindi esistono dei viaggi che portano sempre nello stesso punto. Quindi muoversi serve per l'equilibrio, ma il movimento deve essere cosciente, altrimenti non si sa dove si va o si può tornare sempre negli stessi errori. Sapete che anche la mente funziona in questo modo. Quando io ho tipo un'ansia per qualcosa, che mi è capitato tutti i giorni a qualunque ora, e ho un'ansia per qualcosa e voglio non pensare a quell'ansia perché mi mette ancora più ansia, penso a qualcos'altro, allora inizio a pensare a qualcos'altro e la mente fa zzzz, pa, e arriva nello stesso punto, e poi io dico no, basta, no, miei amici, parlo sempre di quello. Ecco, quando sono io è difficile da vedere. Immaginatevi un vostro amico che è fissato con qualcosa e vi parla sempre di quello, voi cambiate argomento e vi parla ancora di quello. E mi è capitato? Ecco, siamo anche noi lo stesso. Quando noi interessa qualcosa parliamo sempre di quello, e qualunque argomento cambiamo ritorniamo a quello. Tipo, ho un problema al lavoro, eh sì, com'è andata ieri la serata? Bene, soltanto che al lavoro, e l'altro cerca di cambiare argomento, sì, c'era dei tali, sì sì c'era, però sai che al lavoro stavo pensando che... La mente ritorna nello stesso punto. Questo in sanscrito è chiamato vritti o vortice, vrida, girare, ruotare, turn around. E quando diciamo la nostra mente è presa da un vortice, noi ci troviamo all'interno di quel vortice. E i Veda danno due soluzioni, una negli Yoga Sutra di Patanjali, che spiegano che yoga citta vritti niroda, che è uno degli scopi dello yoga, tra cui anche il bhakti yoga, è quello di fermare le vritti, le fluttuazioni della mente, controllare il circuito, trasformare la mosca in qualcos'altro, può essere un'ape ad esempio, e che va verso una direzione, va verso la sua direzione focalizzata, va verso il nettare, perché anche la caratteristica della mosca è quella che va verso le cose che per lei sono piacevoli. E così nel Yoga Sutra troviamo che uno degli scopi, lo scopo dello yoga è fermare le fluttuazioni della mente, trasformare eccetera eccetera, questo ne possiamo parlare, e nel Vedanta Sutra troviamo Anavrittim Shabdat, che attraverso il suono Shabda Anavritti si bloccano le fluttuazioni o ci si libera. Anavrittim Shabdat, attraverso il suono ablativo, Shabda e suono, ci si libera. Anavrittim Shabdat, attraverso il suono ci si può liberare. È per questo che prima abbiamo fatto una meditazione con i mantra, è per questo che una parte importante della cultura dello yoga è cantare, recitare mantra. Perché i mantra hanno, e questo è il Vedanta Sutra, e il Vedanta Sutra è considerato l'anta, anta vuol dire la fine, del Veda, della letteratura vedica. Quindi negli ultimi versi del Vedanta, negli ultimi, in realtà non sarebbero versi, ma sutra, sono aforismi, è contenuto questa essenza, attraverso il suono ha la capacità di liberare. Ok? Sapete il mantra che recitava Hanuman? Conoscete? Mantra semplicissimo. Jai Shri Ram. Che nel Ramayana è nella sigla Jai Shri Ram. Quando qualunque cosa facesse Hanuman, che stesse facendo una ghirlanda di fiori, Jai Shri Ram, che stesse bruciando l'anca con la sua coda, Jai Shri Ram, questo era il mantra che recitava Hanuman
E Hanuman recitava questo mantra per vari motivi. Uno, perché recitando questo mantra sapeva che sarebbe stato potenziato. Due, per ricordarsi che è molto più potente agire ricercando un potere superiore rispetto che agire col nostro piccolo ego. E tre, Hanuman voleva offrire la sua azione a Rama. Quindi una delle... Hanuman era una scimmia, eppure aveva questa grande capacità. In realtà era un vanara, ve lo spiego breve. Quindi oggi, la conferenza di oggi si intitola La tecnica Hanuman per saltare in lungo ogni ostacolo. Hanuman, saltare in lungo perché Hanuman saltò il famoso stretto tra l'India e Lanka, e lo Sri Lanka. Avete presente? Nella parte bassa dell'India c'è lo Sri Lanka, che è un'isola, e Ravana era situato là. Ok, quindi vedremo la tecnica di Hanuman e la racchiuderemo in una parola chiamata Saranagati. Per saltare in lungo, perché Hanuman saltò in lungo l'oceano per arrivare a destinazione, e vedremo qual è lo scopo di Hanuman nel saltare l'oceano. Per saltare un lungo ogni ostacolo. E quindi prima di iniziare vediamo quali sono gli ostacoli, giusto? Perché se no non sappiamo cosa dobbiamo saltare. Sei d'accordo? Mi state seguendo? Shanna, c'è qualcuno? Ok, siamo solo noi. Fantastico. Siamo online, ma nessuno ci segue. No, c'è gente che guarda, ma nessuna domanda. Ok. Se volete fare domande online, c'è Oksana che ce le leggerà. L'ho anche scritto, scrivete qui le domande che poi... Fantastico, oggi siamo super organizzati. Ok, quali sono gli ostacoli? Chiudete un attimo gli occhi e pensate un ostacolo che avete adesso nella vostra vita. Visualizzatelo. È un ostacolo importante o meno importante? È un stumbling block, come dicono. Un ostacolo che blocca il passaggio della vostra crescita, spirituale o materiale che sia. Pensate a questo ostacolo per qualche istante. Non rattristatevi, osservatelo in modo neutro. Può essere qualcosa di fisico, può essere forse una persona, può essere una situazione nella vita, può essere una cosa che non è capitata o che deve capitare o che ritarda a capitare. Quando l'avete pensata, congiungete le mani al petto, così io capisco che l'avete pensata. Ok, perfetto. Potete riaprire gli occhi. Ora, volete superare questo ostacolo? Sì. Ok. Vi basterebbe che questo ostacolo non vi desse fastidio? No? Ok. Quindi questo ostacolo deve essere superato a prescindere che voi state bene anche se c'è questo problema. Ok, interessante. Alzate la mano a chi la pensa così. Ok, l'ostacolo va superato. Ok, perfetto. Non basta stare bene con l'ostacolo. Sì, grazie. Vediamo. Ci sono tre tipi di ostacoli: adibautica, adidaivica e adiatmica.
molti di voi conoscono queste parole, gli ostacoli che derivano dagli altri. Chi di voi ha un ostacolo che deriva dalle altre persone? Okay. Sono gli ostacoli relazionali. Adidaivika, gli ostacoli meteo che vengono dai Deva. Terremoto, e tsunami, caldo incredibile, freddo, caldo, cose che vengono dall'esterno. Chi di voi ha questo ostacolo adesso in questo momento? Nessuno? Tutti tolleriamo il caldo, ci sono ostacoli più grandi. Ma immaginatevi qualcuno che, ad esempio, abbiamo avuto terremoti, abbiamo avuto... Chissà, la pandemia la mettiamo in adidaivika, cose che riguardano la natura, o semmai che riguardano gli altri, se consideriamo il virus come un altro. Adiatmika sono i problemi che derivano da me stesso. Atma, atma è il pronome riflessivo, da me, da sé, dal sé. Qui dal mio corpo e dalla mia mente. Ad esempio, posso avere problemi alla salute, o la mia psiche può essere per qualunque motivo alterata in uno stato di ansietà, di depressione. Ecco, questo deriva da me. Ok, qui sono tre tipi di ostacoli che sono pressoché obbligatori in questa vita. Sono intrisi nella natura. Tra gli ostacoli interiori abbiamo quelli che si chiamano anartha. Gli anartha sono gli ostacoli che bloccano il mio artha. L'artha vuol dire il mio sviluppo. Quindi anartha vuol dire ciò che blocca, è un privativo, anartha, ciò che blocca il mio sviluppo. Gli anartha sono qualcosa di interiore. C'è qualcosa dentro di me che blocca il mio sviluppo. Ad esempio, mi posso auto-boicottare. Voglio qualcosa, voglio raggiungerlo, ma mi auto-boicotto, mi blocco, non ho la forza di raggiungerlo, non trovo la forza. E qua abbiamo i sei nemici. Tutti voi conoscete i sei nemici interiori? Kama, il desiderio di godere in modo egoistico di cose e persone. Krodha, la collera. Loba, il desiderio di possedere più del necessario. Kama, Krodha, Loba. Mada, Mada è l'orgoglio. L'orgoglio è una cosa tremenda perché non ci si accorge di averlo. Perché di solito l'orgoglio si mette sotto la giustizia. Cioè, è giusto così, e quindi... Mada, Moha. Moha è l'attaccamento. L'attaccamento che illude, perché ci fa vedere le cose in modo diverso da quello che sono. E Matsarya, ancora più subdolo, l'invidia. Che il desiderio... L'invidia è il risultato dell'invidia è essere tristi quando le altre persone sono felici, l'oggetto della nostra invidia, o hanno successo, ed essere felici quando gli va male. Beh, dopotutto se lo merita, no? Immaginate il vostro competitor, prendete il vostro competitor. E poi tra gli anartha abbiamo quello che descriveremo dopo, sono i sunya o i vuoti interiori. Ognuno di noi ha dei vuoti che cerca di colmare in un modo o nell'altro, e questi bloccano il modo in cui noi cerchiamo di riempire questi vuoti, bloccano la nostra crescita. Poi abbiamo i cinque klesha, le cinque cause della sofferenza. Una ferita. Ok, ci siete. Le cinque cause della sofferenza, i cinque klesha. Nello yoga abbiamo cinque klesha, cinque cause della sofferenza. Avidya, la non conoscenza. Quando noi non conosciamo, soffriamo. Quando noi non sappiamo come comportarci, soffriamo. Sbagliamo e soffriamo. La non conoscenza è considerata una causa della sofferenza. E in ultima analisi, da un punto di vista spirituale, il non conoscere il proprio sé
e di essere differenti dal corpo e dalla psiche è fonte di sofferenza. Abbiamo asmita, asmita è il falso senso dell'io, l'ankara, io e mio, la causa di tutte le guerre nel mondo. Io sono così, tu sei così, io sono americano, tu sei italiano e così via. Questo è asmita. Ragadvesha, che vanno insieme, che è l'attaccamento o la repulsione. Dall'attaccamento abbiamo le dipendenze. Sono un problema le dipendenze? Sono un grosso ostacolo. Ci sono dipendenze da sostanze, dipendenze dall'alcol. Non lo metto nelle droghe perché non è considerata una droga l'alcol, ma crea dipendenza. E dipendenza da... c'è qualcuno che ha dipendenza dalla sessualità. C'è dipendenza affettiva. Ci sono dipendenze che riguardano certi schemi mentali. Ci sono varie forme di dipendenza. E Dvesha è il contrario, la repulsione. Ci sono alcune cose che non vogliamo con noi, che odiamo. Chi di voi nel suo cuore non ha mai avuto un astio verso qualcuno? Questo astio è una forma di sofferenza. L'attaccamento morboso è una forma di sofferenza, perché di solito quando siamo attaccati a qualcosa, quando ci viene tolto, quando non siamo insieme a quel qualcosa, a quella persona, ci sentiamo male, soffriamo. E poi c'è Abhinivesha, che è la paura, che in dettaglio è la paura della morte, l'attaccamento morboso alla vita, ma in generale rappresenta tutte le baia, le paure. Le paure, le dipendenze, l'attaccamento, le parti oscure nel nostro cuore sono degli ostacoli per il nostro successo, che lo vogliamo o no. C'è un verso nello Srimad Bhagavatam, e Prahlad Maharaj che parla al padre, e il padre non gli piace quando Prahlad Maharaj parla perché era un figlio un po' ribelle dalla sua prospettiva. Gli dice: ci sono re che hanno conquistato le 10 direzioni, Dasha Desha, Dasha Desha, le 10 Desha, direzioni, ma hanno fallito nel conquistare i nemici nel cuore e hanno perso la vera battaglia. La battaglia nella Bhagavad Gita, la battaglia nel Ramayana, rappresentano una certa prospettiva battaglie interiori. E l'unico scopo è essere la versione, come dice Sua Grazia Matsyavatar Prabhu, l'unico scopo è raggiungere o ottenere la versione migliore di se stessi, essere la versione migliore di se stessi. Quindi questi sono gli ostacoli e sono un problema. Cambiategli il nome, la faccia, la situazione. Prendete il vostro ostacolo. C'è una parte che è nel vostro cuore e una parte fuori. Questi sono gli ostacoli. L'altro importante ostacolo è il vuoto interiore che abbiamo dentro. Ognuno di noi ha un vuoto, diceva Pascal, della grandezza di Dio, nel senso infinito. E questo vuoto è incolmabile. Avete presente un mio caro amico, Raghunath Kapo, aveva fatto questo esempio, secondo me geniale. Avete presente i giochi dei bambini con le formine? Che c'è la forma della stella, la forma del cerchio, e c'è la forma del quadrato. E voi, se prendete, che ne so, la forma della stella e provate a metterla nel quadrato, non ci entra. Se provate a mettere il cerchio nella stella, non ci entra. E non importa quanto cercate di spingere, quanto lo girate, non entra là, perché non è la sua forma. Così in questo vuoto cerchiamo di metterci cose e riempirlo di cose. Il nuovo iPad, un computer, una macchina, la nuova casa.
Cerchiamo di metterci persone, il nuovo fidanzato, la nuova fidanzata, un figlio, una figlia, o amicizie. Ma tutte queste formine non entrano, hanno un'altra forma. Cerchiamo di metterci situazioni, la promozione al lavoro, quella che nel mio gruppo sociale mi si riconosca la mia caratteristica o la mia qualità. Cerchiamo di metterci cose, persone, situazioni, e non importa che cosa ci mettiamo, il vuoto rimane. E ognuno di noi con la sua età l'ha sperimentato. E qual è la soluzione che cerchiamo di solito? È cercare un'altra cosa che riempia il vuoto. Ah, vedi, questa forma non c'è entrata, ne cerco un'altra. Non va bene questo fidanzato, ne cerco un altro. Questa fidanzata, ne cerco un'altra. Non sono soddisfatto col mio lavoro, cerco un altro lavoro. Non sono soddisfatto con questa casa, cerco un'altra casa. E posso reiterare all'infinito. Ma vi assicuro, e sicuro nel senso potete crederci o no, nel senso uno può continuare, abbiamo avuto le nostre esperienze, ma vi posso assicurare che i grandi saggi dicono, ecco perché magari non potete credere a me, che non c'è formina fatta di cose, persone e situazioni che, uso un inglesismo, matcha, che combacia con il vuoto che abbiamo dentro. Non c'è. E vi assicuro che questa informazione non basta sentirla una volta. Perché seppur il nostro intelletto buddhi la comprende, manas, che di natura funziona come ragat vesha, praticamente semplicemente la nostra manas ci procura due dei 5 klesha. Semplicemente la nostra mente, com'è strutturata, la nostra mente funziona che accetta e rifiuta le cose istantaneamente. La nostra mente non è convinta di questo. La nostra mente sta guardando oggetti esterni per cercare di metterli nel vuoto. E il processo dello yoga, infatti, è quello di fermare queste vritti. Sapete qual è la definizione dello yoga? Samuele ormai la sa a memoria. Lo yoga è la pratica che aiuta il praticante a superare gli ostacoli della mente in modo da scoprire la vera natura del sé. Questa è una definizione dello yoga che è estrapolata dal Yoga Sutra di Patanjali, dalla Bhagavad Gita e dal Vedanta Sutra. Lo yoga è la pratica che aiuta il praticante a superare gli ostacoli della mente. Prima di tutto è una pratica, prima cosa, quindi è qualcosa di dinamico, non è una cosa che si fa, si raggiunge, è qualcosa di dinamico, è una pratica, che aiuta il praticante, colui che la pratica, a superare gli ostacoli della mente. E abbiamo elencato svariati ostacoli, in modo da scoprire la vera natura del sé. Ora, che c'entra Hanuman con tutto questo? Hanuman, con le sue caratteristiche, riuscì a saltare questi ostacoli. E quindi vediamo un po' questo personaggio. Prima di tutto, tutti conoscete la trama del Ramayana? Chi la conosce può alzare la mano? Chi non la conosce può alzare la mano? Non vergognatevi, non è un male, si può sempre conoscere. Ok, il Ramayana è un testo, il Ramayana di Valmiki, è un testo di 24.000 shloka. Chi di voi ha sentito? chi me la canta? 24.000, grazie. Così, chi si dimenticherà mai quanti shloka è il Ramayana? In questo modo? È impossibile dimenticarselo, no? Quanti shloka? 24.000. Come fai a saperlo? Non te lo posso dire. È un segreto tra me e Celentano.
Ok, il Ramayana in poche parole è una storia densa di significato in cui ci sono tantissime storie all'interno, ma che sono appese, come perle sono appese a un filo, a una narrativa, una favola molto semplice, che in realtà riprende le favole del folklore. Infatti, una famosa scrittrice è considerata mistica da alcuni, controversa per diciamo il mainstream cristiano, ma da alcuni considerata mistica, francese, Simone Weil. Lei pensava che ogni storia del folklore rappresentasse la stessa ricerca del sé individuale verso l'assoluto. Il sé individuale visto come una donna, generalmente, e questo non c'è nuovo dal Dolce Stinnovo, ad esempio, dove la donna angelo non è nient'altro che, con una lettura attenta, esoterica, il sé, l'atma, e l'assoluto, il principe azzurro. Fatto sta che nella cultura vedica abbiamo veramente il principe azzurro, che non ha solo i vestiti azzurri, è tutto azzurro. Ha la pelle azzurra, è Krishna. Ecco, le storie del folklore, tutte le storie in qualche modo richiamano una realtà ontologica, che è questa incredibile ricerca dell'individuo verso l'assoluto, verso la propria vera natura e verso l'assoluto. E di solito questa principessa è chiusa, rinchiusa, catturata o addormentata. La bella addormentata. È addormentata. E rappresenta il sé che è catturato, addormentato dall'ego. A volte un drago che cattura la principessa, a volte una torre. L'ego che blocca. Ecco, nella storia del Ramayana l'ego è Ravana. Ravana è l'antagonista di Rama. E il principe azzurro che salva la principessa di solito rappresenta l'intelletto, nel secondo capitolo della Bhagavad Gita espresso sotto forma di Buddhi Yoga, o lo yoga dell'intelletto. L'intelletto che attraverso il ragionamento arriva a comprendere realtà superiori e riesce a scoprire questa principessa, dove si trova, e a combattere il drago, l'ego. Questo c'è in tutte le storie del folklore. Quando le leggiamo sono storie per bambini, ma l'essenza probabilmente nascondevano dei segreti, almeno questo è il parere di Simone Weil. Nella storia di Sita e Rama, Rama, per questioni politiche, Rama era un principe. Per questioni politiche Rama viene esiliato e sua moglie, una donna incredibile, un esempio femminile di yogi, di yogina, e questa Sita va insieme a Rama, insieme al fratello Lakshman, nella foresta per 14 anni e rimangono in esilio. All'ultimo anno di questo esilio Sita viene rapita da Ravana. Ravana era un asura, un ottenebrato. In realtà, adesso non entro nello specifico, ma sulla terra, al tempo del Ramayana, si dice ci fossero tante specie di umani umanoidi. Non è Tolkien, però siamo quasi. Anzi, magari Tolkien ha preso spunto dal Ramayana, e ci sono tutti nel Ramayana, ce ne sono anche di più di personaggi particolari, ci sono alieni, ci sono Vimana, anch'io prima sono venuto tramite il mio Vimana. E Ravana è un umanoide più potente di un essere umano e rapisce Sita e lo porta a Lanka, in questa regione, in questa isola. Rama non si accorge, non riesce a vedere quando viene rapita Sita, perché succede una sorta di magia
e questo lo scoprirete semplicemente ascoltando il podcast del Ramayana. Non posso svelarvi tutto adesso. Adesso vedremo il Ramayana dal punto di vista di Hanuman. E quindi cosa succede? Viene portata a Lanka da Ravana. Rama si dispera. Dopo una serie di peripezie, un essere celeste gli dice che deve andare nella foresta, in una determinata foresta, per trovare un esercito di scimmie. E con questo esercito di scimmie, chi di voi vorrebbe un esercito di scimmie? Beh. E con questo esercito di scimmie arrivò a Lanka, sconfisse Ravana e riprese Sita e la portò ad Ayodhya. Questa è la trama nel suo filo più sottile. All'interno di questo filo ci sono innumerevoli personaggi che si incontrano, che dialogano, di cui vediamo la psiche nel dettaglio più intimo. Anche perché questo poema epico è stato compilato da Valmiki, e Valmiki ricevette un potere speciale da Brahma di poter leggere nelle menti delle persone mentre scriveva il Ramayana. Ora, Ravana rappresenta l'ego, che ruba Sita, che è sposa di Rama. Rama rappresenta, da una certa prospettiva, l'assoluto, la nostra situazione costituzionale, il nostro benessere più alto. Noi insieme a Rama, Sita insieme a Rama, è la cosa più bella che c'è, la versione migliore di se stessi. Ma l'ego ruba Sita, Ravana ruba Sita e la rinchiude in Lanka. È interessante perché Sita rimarrà in un giardino chiamato Ashoka, e Ashoka, a parte essere un tipo di albero, Ashoka, come shloka, shoka significa, shoka significa sofferenza. Quindi Sita sta in un luogo che causerà tanta sofferenza, e l'unico modo per non provare sofferenza per Sita è la speranza. Ma questo è un altro discorso, lo vedremo nel Ramayana per yogi moderni. Hanuman rappresenta nel Ramayana il vero yogi, perché lo scopo di Hanuman è riprendere Sita e riportarla a Rama. E si dice che Rama, Hanuman, rappresenti la devozione. E vedremo cos'è. C'è una cosa particolare che vi voglio dire per chi ha ascoltato il Ramayana per yogi moderni. Magari chi non l'ha ascoltato sarà un dettaglio che non gli darà niente, ma diamo anche degli spunti per chi segue il podcast. Valmiki. Chi ha seguito il podcast si ricorda chi è Valmiki. Valmiki è il compilatore del Ramayana, e lui aveva Sita nel suo ashram. Vi ricordate? Ok. Quindi Valmiki conosce prima Sita e poi Rama. Mentre Hanuman conoscerà prima Rama e poi Sita quando andrà a cercare Sita. Sita a volte è considerata l'energia che costituisce la materia. Quindi tutto ciò che noi vediamo intorno a noi può essere considerato come una manifestazione di Sita. Ravana ruba Sita per utilizzarla per se stesso, lo vorrebbe utilizzare per se stesso, ma non ci riesce. Infatti Sita non verrà rapita veramente da Ravana. Lo sapevate? Verrà rapita un'immagine di Sita, una Maya Sita. Non voglio scioccarvi subito. Quindi Ravana è stato fregato, non rapisce nessuna Sita. Ma questo dettaglio ve lo dirò più avanti, non ve lo posso dire adesso, perché vi devo spiegare come è successo tutto questo. E quindi Rama prende Sita, prende le risorse della materia per utilizzarle per il proprio ego. Hanuman prende quelle risorse per utilizzarle al servizio di Rama. Vedete che differenza?
Vi siete mai chiesti perché uno si chiama Rama e l'altro Ravana? Entrambi iniziano con Ra, che tra l'altro è una sillaba che rappresenta il cuore, il sole, e rappresenta anche il plesso solare, e il Bija Mantra Ram, che rappresenta il plesso solare, il chakra del plesso solare. Rama significa colui che dà piacere, Ravana significa colui che fa piangere. A seconda che Sita sia con Ravana, a seconda che noi usiamo le risorse di questo mondo per il nostro ego, il nostro ego funziona come Ravana e piangiamo. Quando il nostro sé, quando Sita è insieme a Rama, Rama vuol dire la fonte di ogni piacere ed è beata. Quando Ravana ancora prima prese il potere di questa terra, i Deva, gli esseri celesti, andarono da Brahma per chiedergli di fare qualcosa. E Brahma capì che Rama si sarebbe manifestato sulla terra. Dopo che ciò accadde, chiese agli esseri celesti nell'universo, agli alieni per alcuni, di manifestarsi sulla terra sotto forma di scimmie e orsi per costituire l'esercito che avrebbe aiutato Rama a sconfiggere Ravana. Tra questi Vanara, Vanara significa, viene da Va e Nara. Nara vuol dire uomo e Va significa O. È un uomo o qualcos'altro? Quando una persona vedeva questi uomini scimmia, pensava, ma è un uomo o qualcos'altro? O Vanara significa anche da Vana, colui che si muove nel Vana, che si muove nella foresta. Così quando nacque Hanuman, che nacque dal Deva del vento e da Anjani, un personaggio celeste. Hanuman, appena nato, aveva dei poteri incredibili ed era molto giocoso, si divertiva un sacco, e una volta vide il sole che si muoveva e lo scambiò per un laddu. Il laddu è un tipo di dolce indiano. E appena vide questo sole, che sembrava un laddu, corse verso il sole per mangiarlo. E Hanuman aveva veramente dei poteri, poteva mangiare il sole. Così il sole incominciò a correre, impaurito, pensando che fosse Rahu. Rahu, nell'astrologia, è quel pianeta sottile che mangia il sole quando c'è l'eclissi. In realtà è un punto matematico, più che altro. Però vedendo che Hanuman aveva anche un corpo, perché Rahu è senza corpo, è solo la testa, e quindi mangia il sole e poi lo sputa indietro, perché dietro il collo non ha lo stomaco, quindi non può digerirlo, e quindi dopo l'eclissi c'è di nuovo il sole, e Hanuman invece aveva un corpo e quindi avrebbe potuto veramente mangiare il sole. Allora Surya iniziò a urlare: vi prego, aiutatemi. E arrivò Brahma e disse, e fecero dei doni ad Hanuman, e poi decisero tra i Deva di togliere questi poteri, di far dimenticare i poteri ad Hanuman. Così Hanuman si dimenticò di avere dei poteri e si considerò una semplice scimmia, anche se aveva incredibili poteri. Questa è una grande metafora del fatto che ognuno di noi ha un grandissimo potenziale, ma ce ne dimentichiamo. E molto spesso è perché abbiamo utilizzato male questo potenziale nella nostra vita o nelle nostre vite precedenti, che questo potenziale è dormiente, ma è pronto a uscire fuori al momento giusto, quando utilizziamo la tecnica Hanuman. Quindi Hanuman, tutte queste scimmie si incarnarono sulla terra, e i capi di queste scimmie crearono dei clan di scimmie, popolarono la terra,
E Sugriva e Vali diventarono i re di questo clan, di questi due clan, di questi svariati clan. Erano due fratelli e Hanuman fece amicizia con Sugriva, con uno di questi due fratelli, ma successe un conflitto fra fratelli e Sugriva, questo re delle scimmie, dovette andare in esilio a Kishkinda, una parte di una foresta. E così Hanuman rimase là per un lungo periodo insieme a Sugriva e alle poche scimmie che erano rimaste fedeli a Sugriva. Questo è il Ramayana dalla prospettiva di Hanuman, perché mentre Rama era nato, mentre Rama veniva esiliato per questioni politiche, mentre Rama era andato nella foresta per 13 lunghi anni, nel 14° anno finalmente c'è l'incontro tra Rama e Hanuman. Rama arriva a Kishkinda, alla foresta, e c'è Sugriva, aveva paura che fossero degli inviati del suo nemico, e così chiese ad Hanuman di andare camuffato da una sorta di prete, da una sorta di sacerdote, da un brahmana. E così Hanuman per la prima volta incontrò Rama e Lakshman che stavano cercando Sita. Per la prima volta incontrò questi due personaggi. Quando incontrò Rama, Hanuman sentì qualcosa nel cuore, qualcosa di divino. Aveva incontrato un suo eterno amico. Ok, poi ci fu l'uccisione di Vali, finalmente questo re delle scimmie riottenne il suo regno e decisero di aiutare Rama ad arrivare a Lanka. E abbiamo un intero capitolo, un intero libro del Ramayana che parla di come Hanuman trovò Sita a Lanka. Arrivò insieme all'esercito delle truppe. Gli eserciti delle truppe delle scimmie erano state divise in quattro e ognuno andò nelle quattro direzioni a cercare Sita. Solo Hanuman raggiunse la costa dell'oceano. Quando raggiunse la costa dell'oceano, incontrarono un re degli uccelli, il re delle Vulture, degli avvoltoi, che aveva visto il carro di Ravana passare e arrivare a Lanka insieme a Sita. Allora capirono che qualcuno doveva arrivare dall'altra parte dell'oceano, arrivare dall'India fino da Kanyakumari a Lanka. Le scimmie iniziarono a parlare: io riesco a saltare 10 yojana, un'unità di misura. Io riesco a saltarne 20, io forse 30, ma sono 100 yojana. E allora chiesero a Hanuman, e Hanuman disse: non lo so. Jambavan, che era una delle manifestazioni di Brahma tra questi scimmie e orsi, sapeva cosa era successo e sapeva il potenziale di Hanuman. Così disse Hanuman: Hanuman, ricordati, svegliati, tuoi enormi poteri, tuoi grandissimi poteri, svegliati, ricordateli. E Hanuman ritornò nella sua mente il suo potere e fece un salto, superò l'oceano, e mentre stava saltando, siccome era una grandissima distanza, incontrò tanti ostacoli e a uno li superava. Sapete cosa diceva quando superava un ostacolo? Jai Shiram! Jai Shiram! E superava. E arrivò a Lanka. E arrivato a Lanka incontrò Sita per la prima volta e gli portò il messaggio di Rama. Gli diede un pegno che aveva ricevuto da Rama. E quando incontrò Sita, il suo cuore si aprì completamente. Prima nel suo cuore aveva messo solo Rama. Poi fece un altro spazio. Si accorse che c'era un altro spazio e mise Sita.
Più avanti, un giorno qualcuno chiese a Hanuman dove erano Sita e Rama. E Hanuman non lo sapeva dove erano andati. Non sapeva dove erano finiti. E allora quella persona dice: ma Hanuman, Sita e Rama sono nel tuo cuore. Il tuo cuore non è più vuoto, è pieno di questo incontro divino. E Hanuman disse: se sono nel mio cuore, lasciami aprire il mio cuore perché voglio vederli. E Hanuman con i suoi poteri squarciò il cuore e dentro c'erano Sita e Rama. C'è una famosa immagine di Hanuman che ha Sita e Rama nel suo cuore. Nel nostro cuore non ci stanno persone, cose, situazioni che possono riempire. Il nostro cuore ha un vuoto infinito e la nostra eterna relazione con l'assoluto. Così Hanuman scoprì Sita e tornò a dirlo a Rama. E Rama per la prima volta abbracciò Hanuman. Hanuman riacquistò i suoi poteri, il suo potenziale, perché era cambiato da quando era un bambino. Quando era un bambino utilizzava il suo potenziale e i suoi talenti per giocare, per divertirsi, per servire il proprio ego. Ma l'Hanuman sulle sponde di Samudra, dell'oceano, era cambiato. Hanuman era là per servire. Questa è la reale trasformazione dello yoga. Così ci sono tantissimi avvenimenti in cui Hanuman riesce in qualche modo a servire Rama e fa delle cose incredibili. Ad esempio, Hanuman riuscì a utilizzare anche la sua rabbia, il Krodha, uno dei nemici interiori, per servire Rama. Sapete, la collera, come tutti i nemici interiori, partono da degli impulsi e questi impulsi non sono sempre sbagliati. Ad esempio, una persona che deve proteggere qualcuno deve manifestare Krodha. Una persona, che ne so, una squadra speciale che deve salvare degli ostaggi da dei terroristi deve manifestare Krodha. A volte deve fare violenza, ma limitata a una determinata causa. Così Hanuman utilizzò la sua Krodha a Lanka quando gli venne bruciata la coda. E lui pensò bene, Ravana catturò Hanuman, il figlio di Ravana, e lo portò al suo cospetto, gli disse: ti voglio uccidete questo qua, questa scimmia. Vibhishana, il fratello di Ravana, che era l'unico che non era ottenebrato, era illuminato, la persona illuminata, disse: no, non si può uccidere un messaggero per la legge bellica. E allora diedero a Hanuman, bruciarono ad Hanuman la coda, e Hanuman decise di fare un bello scherzo, di bruciare tutta Lanka con quella coda. E qui mise la coda nell'oceano e tornò indietro vittorioso. Un grande servizio. Una cosa interessante: Hanuman saltò il ponte. E chi non è forte come Hanuman? Hanuman aveva dei poteri mistici. E dopo tutto serviva tutto un esercito per andare a sconfiggere Ravana, un esercito intero. Quando tutto l'esercito arrivò nelle rive del fiume, dell'oceano, Rama si sedette in meditazione, pregando l'oceano di manifestarsi, dargli un suggerimento su come superare l'oceano. E si sedette per un giorno intero, una notte intera a meditare, pregando: Samudra, oceano, dammi la conoscenza per superarti,
e l'oceano non appariva. Allora Rama si iniziò ad arrabbiare, prese la sua freccia e la puntò sull'oceano, una freccia che avrebbe potuto distruggere la terra intera. Allora l'oceano uscì fuori con le mani congiunte. A volte anche noi siamo così, finché le persone intorno a noi non si arrabbiano, noi continuiamo a fare le stesse cose. E uscì fuori e disse: oh Rama, scusa, pensavo che stessi scherzando. Ti prego, dimmi cosa vuoi, ti servirò. Voglio superare l'oceano. E allora Samudra disse: tra le tue scimmie c'è l'incarnazione dell'architetto celeste, Vishvakarma. Si chiama Nila. E allora chiamo Nila. Rama disse: Nila, perché non me l'hai detto prima? E Nila rispose: a causa di una maledizione non potevo dire le mie capacità se qualcun altro non me le avesse ricordato. Anche Nila doveva aver usato male i suoi poteri per costruire chissà cosa. E così Nila disse: non posso costruire delle fondamenta, l'oceano è troppo profondo, ci metteremo dei mesi. E allora Rama si girò verso l'oceano, e l'oceano era di nuovo con le mani, e disse: ok, il mantra che rappresenta il tuo nome, Rama, è così potente che è in grado di alleggerire dal karma, dalle vite passate, qualunque essere. Che dire quindi di alleggerire dal peso gravitazionale una pietra? Così se semplicemente le tue scimmie scriveranno il nome Rama sulle pietre e le butteranno nell'oceano, queste galleggeranno come se fossero dei galleggianti. E così stavo ragionando proprio oggi che Hanuman, in virtù dei suoi poteri, era riuscito a superare l'oceano con la sua forza. Ma la via più semplice è superare l'oceano attraverso i mantra, l'oceano materiale, l'oceano della tristezza. Vi piace come idea? È carina? E così tutti buttarono queste pietre con cui è scritto Rama e tutte galleggiavano, e Hanuman staccava delle montagne intere, e c'era uno scoiattolo invece che prendeva delle pietre che erano grandi come delle noci, scriveva Rama in piccolino, le buttava nell'oceano, e a un certo punto, mentre Hanuman era nella foga di buttare più montagne possibili in modo da finire il ponte, e per un attimo era sul punto di schiacciare lo scoiattolo, perché era nella foga, no? Immaginatevi, lui era così, lo scoiattolo era così, che si muoveva e cercava di buttare, e quando lo vide gli disse: spostati. E Rama vide questo, e Rama disse delle parole bellissime. Disse: Hanuman, tu hai talento, lo scoiattolo forse ha meno talento di te, tu hai la possibilità di scagliare montagne e di servirmi con un grande potenziale. Lo scoiattolo è un puro potenziale, ma i miei occhi siete uguali. Tu stai facendo un servizio al 100% della sincerità. Lo scoiattolo sta facendo un servizio al 100% della sincerità. Sta usando le sue risorse, sta usando il suo potenziale, sta usando il suo corpo che è fatto in un certo modo. Il suo corpo non è fatto per stradicare montagne. E la cosa interessante è che c'è un'altra figura più recente che superò l'oceano. Ed è Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che superò l'oceano con la jala dutta. Jala vuol dire acqua, dutta vuol dire portatrice, semplicemente ciò che porta nell'acqua. Con la jala dutta, questa nave cargo per portare questo messaggio prima in America, il messaggio dei Veda, il messaggio della Bhakti, prima in America e poi in Europa e poi in tutto il mondo. Ecco, all'inizio lui dovette saltare come Hanuman, ma poi tornò in India dopo aver messo tante pietre in cui era scritto il nome di Rama,
o di Krishna. Dunque la vera tecnica di Rama è l'abbandono, Saranagati. E l'abbandono, Saranagati, è uno stato di coscienza in cui non è più il mio ego al centro, ma io sono uno strumento e sono al servizio. Ogni forma di sofferenza è sconfitta da questa forma di abbandono. Quantomeno la nostra percezione delle situazioni. E vi volevo leggere i 6 tipi di abbandono e poi concludiamo. C'è un verso nella Gita, nel capitolo 7, che dice: Daivi Yeja Gunamai, c'è un'energia che è sempre divina, che è questa materia, che è costituita dai 3 guna, dalle 3 influenze, la materia, in poche parole. Mamma Maya Durata Ya, questa energia è durata Ya, è difficile da superare, è difficile saltare l'oceano. Mame Vaye Prapadiante, Mame Tam Tarantite, ma colui che sperimenta questo stato di abbandono, che qualcuno ha chiamato pronoia, la capacità di capire che l'universo sta complottando per il mio bene. Non è semplice, ma è una chiave risolutiva a livello psicologico. Quindi Mayam Etam Tarantite è in grado di superare ogni forma di sofferenza. E cos'è l'abbandono? Chi di voi che già ha iniziato a studiare la letteratura vedica ha sentito parlare di abbandono, di abbandonarsi, surrender, saranagati? Chi di voi si è mai chiesto cos'è l'abbandono? Cosa significa abbandono? Io sono abbandonato. No, non che mi hanno abbandonato, mi abbandono, accetto quello che capita. Chi di voi si è mai chiesto cos'è l'abbandono? Accettare, ok, può essere accettare. Ci sono 6 caratteristiche dell'abbandono. La fiducia anche. Fiducia, ok. Quello che ho sperimentato io è che, ok, vanno bene queste cose, ma poi in lato pratico, come posso manifestare il mio abbandono? O almeno, fino a che non sono arrivato a queste 6 caratteristiche dell'abbandono di Saranagati. Volete saperle? Sì. Ok. Vi posso dire anche il nome in sanscrito? Per i posteri. Anukulasya Sankalpa. Sankalpa vuol dire come fare un voto. Sankalpa, Anukulasya Sankalpa. Questo significa fare il voto di fare solo ciò che è favorevole per la mia evoluzione. È interessante questo. Perché quante cose faccio che mi fanno devolvere, coscientemente e inconscientemente, legato ad altri schemi. Allora io voglio essere cosciente durante la mia giornata, voglio fare Sankalpa. Sankalpa in sanscrito è come, ad esempio, se fai qualcosa, magari lo fai con uno scopo. Ecco, quello scopo è il Sankalpa, con un'idea, fai una preghiera, fai un sacrificio, lo fai per ottenere quella cosa, per arrivare a quello scopo. Quindi io voglio essere attivo per, osservando come mi comporto internamente e esternamente, per vedere se ciò che faccio è utile per la mia evoluzione, per l'evoluzione degli altri, per il raggiungimento del mio obiettivo spirituale e così via. Interessante. Questo è un qualcosa di attivo e pratico. Il secondo punto è simile al contrario, che è pratichya vivarjanam. Rigetta, io sto attivando, rigetto, rifiuto, cerco di non fare o di allontanarmi da cose che sono d'ostacolo per ottenere il mio scopo. Sembrano simili, ma da una certa prospettiva non lo sono, perché il secondo punto ci toglie anche da abitudini. Ad esempio, io nella mia vita posso scegliere le mie compagnie, non sono succubo delle mie compagnie. Anzi, nella vita ci sono compagnie obbligatorie e compagnie non obbligatorie. Le compagnie obbligatorie a volte sono i parenti.
quelle non obbligatorie sono tutto il resto. Forse anche i colleghi sono obbligatori. Ma la percentuale con quanto io ci sto, mi fondo, eccetera, eccetera, non è obbligatoria. Quindi, ad esempio, questo è un lato della cosa. Quindi essere attivo nell'accettare e rifiutare in modo da avere questa prospettiva evolutiva. Questo è pratico. Quanto più io sono attivo in questo sforzo, e tanto più io sono abbandonato. L'avevate mai visto da questa prospettiva? Ok. Terzo punto, Rakshasiti Vishvasa. La convinzione, Vishvasa, lo stato mentale, lo stato psichico, che l'assoluto, che l'universo, che Dio, o in qualunque modo lo volete chiamare, Krishna, Rama, Allah, in qualunque situazione mi protegge. Questo è proprio il concetto di pronoia. L'universo è fatto apposta per il mio bene. Questo è abbandono. Ed è interessante perché ogni volta in cui noi abbiamo dei problemi e passiamo ore insonni a pensare come risolverli, senza avere questo in qualche modo... Ecco, Manzoni la chiama, sono stato da poco a Como, dove tra l'altro c'è stata la peste nel 1600, è il concetto di provvidenza, divina provvidenza. È interessante come concetto, è lo stesso concetto che l'universo non è un qualcosa di caotico in cui io posso essere divorato, sparire e fare una brutta fine, ma l'universo è ordinato, ha una coscienza, questa coscienza è l'amore e io sono nel progetto d'amore, quindi tutto ciò che mi accade è in qualche modo per il mio bene. Questo concetto è un sintomo dell'abbandono. Bhaktaram Yogyatapasam Sarvaloka Maheshwaram, c'è la famosa formula della pace nella Gita che spiega che quando una persona sa che è l'assoluto è il beneficiario di ogni cosa. A che ora? 7:30? No. Ah. 5 minuti del Siddhanta. Caspita, allora vado avanti finisco le 6 fasi. Il quarta fase, quindi la prima fase accettare ciò che è favorevole, la seconda fase rifiutare ciò che non è favorevole. Quindi non è rifiutare tipo no, 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 essere attivi nel sapere, nel riconoscere ciò che mi fa evolvere e trasformare questa cosa qua. E avere la consapevolezza che l'universo sta complottando per il mio benessere. Il quarto punto è Goptrive Varanam, che è capire che in qualche modo c'è un piano divino, tutto accade per il mio bene. Quindi il terzo punto è che l'assoluto mi protegge in ogni situazione, quindi non devo avere paura, ogni paura viene in qualche modo dissipata dall'abbandono. E il quarto punto è che c'è un progetto divino, quindi ogni cosa che accade è per il mio bene. Il quinto punto è Atma Nikshepa o Atma Nivedana. Ok, ho capito che l'universo è così, mi sto attivamente muovendo per il mio benessere, cioè sto cercando di fare cose per il mio benessere, per la mia evoluzione. Atma Nikshepa significa dedicare se stessi, quindi la mia attività diventa anche servizio verso gli altri e verso l'assoluto. E poi Karpagna, che significa letteralmente sentirsi piccoli, che significa l'umiltà. Quando una persona è connessa all'assoluto si sente piccola, ma notate bene, non più piccola degli altri, perché gli altri sono piccoli come me, ma si sente piccola in qualcosa di grande che mi abbraccia. Hanuman ci insegna che niente è impossibile per chi si abbandona. Quando noi siamo nel nostro ego, quando noi controlliamo la realtà, abbiamo solo la nostra forza. Quando noi proviamo e sperimentiamo questo abbandono in queste 6 fasi, Sadanga Saranagati la chiama Bhaktivinoda Thakur. Sadanga, le 6 braccia di Saranagati dell'abbandono.
Niente è impossibile, perché oltre alla nostra energia possiamo attingere un'energia superiore. E per concludere c'è un verso bellissimo del Ramayana che vi voglio leggere. È un dialogo tra Rama e Vibhishana. Vibhishana era il fratello buono di Ravana, che continuava a dire: Ravana, ma restituisci Sita a Rama, non ti sei accorto che Rama è una persona speciale? Vuoi morire, vuoi distruggere tutta la nostra specie? E continuava a dire questo a Vibhishana. A un certo punto Ravana si arrabbia, l'ego si arrabbia anche quando una persona vi dà buoni consigli. L'ego si arrabbia perché ha la sua idea, la sua agenda, il suo piano, e Vibhishana venne cacciato via. Vattene via, Vibhishana, che era stato a servire il fratello tutta la sua vita, viene cacciato. Immaginatevi come si sentiva Vibhishana. Vibhishana allora prende un paio dei suoi amici più intimi e va da Rama volando per l'oceano, perché i Rakshasa avevano dei fratelli, e arrivò da Rama, e tutti le scimmie iniziarono a fare i versi delle scimmie, Rama, qualcosa del genere, e nessuno si fidava di Vibhishana. Hanuman disse: quando sono andato a Lanka, sono andato da ogni parte a cercare Sita. Ho visto Vibhishana nella sua casa, con gli occhi chiusi, con le lacrime agli occhi, che diceva Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. E quando sono arrivato vicino a Vibhishana, ho detto: qua c'è mio fratello. E l'ho abbracciato, e lui mi ha abbracciato. E non sapevo chi era, ma adesso scopro che è il fratello di Ravana. Lui è una persona di cui fidarsi. Gli altri scimmie: no, non ci si può fidare, sono Rakshasa. Il razzismo c'era anche ai tempi tra Rakshasa e Vanara. E sicuramente lui è. E Rama disse: Vibhishana, se è venuto qua, io non posso rifiutarlo. E recito questo verso: Sakride va prapanna yas tavasmiti cha yachate abhayam sarva datasmai dadami etat vratamama. E disse: chi si abbandona a me sinceramente, chi si abbandona all'assoluto, chi si abbandona al progetto divino, e dichiara dadami, sono tuo, e dichiara sono tuo, e sinceramente desidera liberarsi da ogni forma di paura, io mi prenderò personalmente cura di lui. L'universo si prende personalmente cura di una persona che diventa attiva nel cercare di migliorare se stessi, accettando ciò che è favorevole, cercando di aggiustare o rifiutando dove è possibile ciò che è sfavorevole, con la convinzione che l'universo sta lavorando, e quindi con l'ascolto dell'universo che sta lavorando per il mio bene, con la concezione che c'è un piano divino, con l'azione di dedicarsi sotto forma di servizio all'assoluto, servizio agli altri, di compassione, e che si sente piccolo, perché l'ego si sente grande, che si sente piccolo in confronto all'universo, e da quella posizione chiede aiuto e si connette a qualcosa di più profondo. Questa persona che dice sono tuo. Vi ricordate, abbiamo iniziato con le storie del folklore. L'anima è come una principessa che dice ti amo al principe azzurro. Sono tuo. O sono tua, principessa. Sono tua. Questo
era il mood, il sentimento di Vibhishana, il sentimento di Rama e il sentimento di Hanuman. Quindi la tecnica Hanuman è la tecnica di queste sei fasi evolutive. E in tutta la letteratura dello yoga, chi agisce in questo modo viene potenziato, non dico al potere, perché al potere non basterebbe per superare i nostri ostacoli. Da soli non possiamo superare i nostri ostacoli, non tutti, non le dipendenze, non tutti gli ostacoli, ma viene potenziato. Noi abbiamo bisogno di essere potenziati per superare ogni ostacolo. Jai Shri Ram! Jai Shri Ram! Arrivederci.